Ebbene sì, AMD ha bisogno di tre semplici mosse per battere Nvidia e vincere la GPU War del 2020. Potremmo dire scacco in tre mosse. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi, 28 ottobre 2020, saranno presentate le fantomatiche AMD Radeon RX serie 6000. La conferenza credo ci sia alle 18, datemi conferma o comunque smentita nei commenti di sotto, e comunque vi dico che alle 15 saremo sul mio canale Twitch per parlare appunto ancora di queste schede grafiche e seguire insieme la conferenza. Ma come ho detto all'inizio, per AMD sarà molto molto semplice vincere la guerra delle GPU del 2020 se seguirà tre semplici mosse. La prima cosa che AMD deve azzeccare per potersi assicurare una buona parte della guerra delle GPU del 2020 sono le performance delle proprie schede grafiche. Sappiamo che probabilmente alla conferenza di oggi saranno annunciati tre modelli, la 6900 XT, la 6800 XT e la 6800 normale. La 6800 XT è quella che abbiamo visto in azione durante la presentazione dei Ryzen 5000. Sono stati mostrati dei benchmark e dato che sono usciti alcuni leak sull'internet di persone che hanno avuto modo di mettere mano su questa scheda, sappiamo che andrà più o meno come una 3080. Adesso il problema è uno: va bene che andrà più o meno come una 3080, ma l'implementazione software? AMD non ha mai avuto un grande successo in passato per quanto riguarda driver per le schede video o comunque software proprietari che aiutassero nella produttività. Nvidia, d'altro canto, ha una marea di software, tra cui encoding per lo streaming dedicati, programmi di registrazione dello schermo, programmi di broadcast che permettono di sostituire lo sfondo, aggiustare l'audio del vostro microfono, diciamo chi più ne ha più ne metta. E sinceramente, se siete solamente improntati a giocare con le nuove schede grafiche, credo che una scheda grafica come la RX 6800 XT potrebbe essere davvero un'ottima scelta. Se invece volete puntare a qualcosa di un po' più fine, potremmo dire, che sappiamo che le RTX 3000 avranno un DLSS 2.0, cosa che secondo me le RX 6000 non avranno, o che almeno non ne abbiamo notizie al momento, e il Ray Tracing 2.0, cosa che probabilmente invece le RX 6000 avranno perché questo qui c'è già sulle console, beh, sarà effettivamente una bella cosa da vedere. Ovviamente, se volete il massimo del massimo, c'è anche la RX 6900 XT, che noi non abbiamo ancora visto né in nessun leak né in nessuna conferenza precedente di AMD, e probabilmente sarà la scheda grafica che andrà a scontrarsi direttamente con la RTX 3090, non per l'enorme quantitativo di memoria RAM, perché sappiamo che le tre schede sopracitate hanno 16 GB di GDDR6 per quanto riguarda la memoria RAM, bensì per quanto riguarda la differenza che ci sarà tra la 6800 XT e la 6900 XT. Si parla più o meno di un 10% di differenza. Quindi, se AMD dovesse portare delle schede grafiche che hanno più o meno le stesse prestazioni di quelle di Nvidia, già avrà effettivamente una buona fetta del mercato, ma questa fetta del mercato potrà allargarsi con il secondo punto, e cioè il prezzo. Sappiamo che le schede grafiche Nvidia, per quanto al lancio avessero un ottimo rapporto qualità-prezzo, data la scarsità delle quantità in stock, beh, è salito fino alle stelle il prezzo di quelle disponibili. Vediamo delle 3080 vendute anche a 1500 euro o da store molto molto attendibili anche a 1050 euro, 1100 euro. Quindi se AMD dovesse riuscire a mettere dei prezzi molto interessanti, personalmente io credo che la 6800 XT verrà a costare $649 al lancio. Invece la 6800 normale verrà a costare 619, e la 6900 XT, quindi la top di gamma che conosciamo per adesso, secondo me verrà a costare 719, dai, diciamo 719. Se AMD dovesse riuscire a proporre questi prezzi al lancio, sono certo che molte persone che hanno preordinato una 3080 o una 3090, beh, saranno inclini a cambiare sponda per questo... No, a cambiare sponda no, saranno inclini a cambiare la scheda grafica ordinata.
E non vi nascondo che questa cosa fa piacere anche a me, che io ho acquistato una 3080. Se AMD propone dei prezzi così bassi, Nvidia ha uno storico praticamente molto molto ampio di schede grafiche lanciate a un prezzo e dopo ribassate di circa $50 o comunque 50 euro. Staremo a vedere durante la conferenza. La terza cosa che AMD deve indovinare, e questa praticamente è la cosa più importante di tutte, è la quantità di schede grafiche, perché non è possibile che a un mese ormai dal lancio dell'RTX 3000 ci sia una scarsità di pezzi in giro tale da far incazzare, fatemi passare il termine, la maggior parte dei compratori, me compreso. Sappiamo che AMD ha deciso di prendere delle precauzioni per quanto riguarda l'acquisto al lancio almeno delle schede grafiche e anche dopo. Ma questo sarà abbastanza? Sinceramente non lo so, perché stiamo parlando di dei chip grafici con processo produttivo a 7 nanometri che riescono a raggiungere, con schede grafiche di terze parti, anche i 2.5 GHz. Ok, non possiamo fare la comparison tra un'architettura Nvidia e un'architettura AMD, se basandoci sui numeri che abbiamo. Però effettivamente quei 2.5 GHz di clock a 7 nanometri ci fanno gola, anche se consumano più o meno come l'RTX 3000, perché la 6800 XT dovrebbe arrivare a consumare circa 320 watt, mentre le schede grafiche di terze parti, quindi la 6800 XT di Asus MSI Gigabyte, potrebbe arrivare anche a 355 watt di potenza. Diciamo che i dati nudi e crudi sono questi. Il problema sarà vedere quello che sarà detto oggi durante la conferenza, che io vi ricordo seguiremo insieme sul mio canale Twitch. Personalmente io non mi ritengo un fanboy di AMD, non mi ritengo un fanboy di Nvidia, ma mi ritengo un consumatore abbastanza cosciente di come potrebbe andare il mercato e di cosa fa bene a noi consumatori. Se AMD ci caccia fuori delle schede grafiche con delle ottime prestazioni e un ottimo prezzo, e beh, Nvidia forse si renderà un pochettino conto di aver fatto una grande cavolata al lancio e quindi dirà fammi abbassare un pochettino il prezzo, così forse mi tiro più clienti. Personalmente questa cosa mi eccita parecchio, davvero non sto nella pelle, vorrei vedere adesso la conferenza per capire bene cosa AMD ci caccerà sul mercato e vedere se poi sarà il caso fare un cambio di ordine, ecco, perché come ho detto, va bene, a me serve la 3080 per dei software che sono integrati nella scheda grafica in tutto l'ecosistema Nvidia, ma se poi AMD mi caccia qualcosa di meglio e io devo aspettare comunque un altro mese per avere la scheda grafica, cara Nvidia, mi dispiace, quest'anno do i soldi AMD. Ad ogni modo, ancora non abbiamo dati certi, vedremo quando le schede grafiche saranno annunciate, e cioè questa sera per credo le 18 ore italiana. Vi ricordo sempre di scriverlo nei commenti se siete sicuri che siano le 18, e io vi ricordo di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella, e nulla, non vedo l'ora di stare con voi in live e fare il tifo per AMD quest'anno. Sembra strano, io sono un compratore di RTX 3080, ma faccio il tifo per AMD, quindi yeah! Grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!